signori, il Legend Killer Victor Orton sta facendo il suo ingresso nel ring per questo 1 contro 3, 3 contro 1, vedete voi, handicap match, Victor da solo contro Nikos, Adrian e SL, contro le truppe mandate dal general manager che ora se la sta godendo, ma Brest e Mena se la vedrà contro quest'uomo, contro suo figlio, padre contro figlio, Victor Orton contro Boy Orton a Brest e Mena 33. Estremamente una grandissima sfida, una delle più attese per determinare il futuro di questo show e non soltanto dello show ma anche dello stesso Victor Orton. Certo, una sconfitta con il padre sarebbe fondamentale in negativo per la sua carriera. Staremo a vedere cosa accadrà. Nicholson che ancora una volta nel main event, così come scorsa settimana però è finita male, con Senci ricoverato anche lui all'ospedale dopo 3 bighe consecutive. Darkare e Nicholson hanno fatto un'altra brutta figura di fronte a Victor. Insomma, questo Victor sembra in grandissima condizione, ora è una sorta di Terminator. Però oggi ci saranno SL e Adrian assieme a Nicholson, vedremo se avranno la meglio in questo handicap match. Ovviamente non sarà un gauntlet e questo favorisce gli uomini di Boy Orton. Il gauntlet forse non è il match ideale, uno contro l'altro, contro uno contro uno, con Victor di mezzo è sempre molto pericoloso fare un gauntlet match, perché Victor è un resistente duro, colpisce duro fino alla fine, perciò con la biga io poi non si può mai sapere. E questo invece è l'ingresso di un uomo che prima era molto adorato dai fan, ora un po' di meno, perché si è messo dalla parte di Boy Orton, forse anche per denaro, non è che lo abbia fatto nei confronti di Victor volontariamente, però insomma ci si è messo contro Victor. Victor che lo guarda intensamente, i due sono già affrontati qualche volta in passato, ha avuto sempre la meglio Victor, ora staremo a vedere perché questo è un 3 contro 1, tutto può accadere. E fine l'ingresso dell'ultimo arrivato nello show WWF, nello show blu della federazione, il suo nome è SL. SL che non è molto amato tra le donne, contrariamente al suo aspetto, ai suoi movimenti, a quello che ci si aspettava. D'altronde è uno maschilista, no? Si crede chissà chi soltanto per la sua bellezza, però sul ring deve dimostrare un po' di più, non deve dimostrare quello che ha fatto finora, perché insomma a parte una volta battere Oddi ci sta pure, ma perdere gli altri match, SL deve dimostrare qualcos'altro. Oggi pensa a vincere, perché altrimenti Boy Orton ti potrebbe cacciare da questo show addirittura. Boy Orton poi ormai sta pensando a Brest e Mania, a come sconfiggere Victor, perciò una vittoria comunque nei confronti di Victor sarebbe fondamentale anche di fronte al general manager. Inizia Nicholson, attenzione, Nicholson supera dal cambio SL, ma Victor subito lo prende. Sì, Victor si è stufato, lo prende, attenzione, lo rigira, forse un neckbreaker, no, prima uno sganassone sul collo. Victor vuole già chiudere il match, backbreaker devastante, cioè già lo sta chiudendo. Già è pronto per la Big Yo, deve intervenire e non ce la fa. Big Yo è uno eseguito, attenzione da Adrian Nicholson e Victor, attenzione, viene colpito duramente anche da Nicholson. È il fatto che potrebbero intervenire, se fosse stato un gauntlet match SL poteva essere già fuori dai giochi, anzi era sicuramente fuori dai giochi, sarebbe stato sicuramente fuori dai giochi, ma attenzione a Nicholson e Adrian. Ecco, più sicuramente anche dalle Pro Ring, qui l'arbitro dovrebbe intervenire. Victor se la prende con Nicholson, attenzione che subisce la spike DDT. Questo Victor è veramente devastante, SL da un quarto d'ora di fermo. Victor però, attenzione, forse colpisce, no, niente da fare. Un altro backbreaker, no, niente da fare, lo fa correre. Leapfrog, no. Backbreaker, stavolta bravo SL che però subisce lo standing drop, che niente da fare. Victor deve stare attento non soltanto a uno ma a due avversari. Power slam, attenzione, con schieramento, ci sta lo schieramento, attenzione, 1, 2 e 3. Quindi Nicholson non è riuscito a intervenire, Adrian non sarebbe mai riuscito a intervenire, è stato troppo lento in questo caso. Victor infatti se la prende anche con, soprattutto con Nicholson. Quindi intanto backbreaker modificato, attenzione, sembra tutto pronto per chiudere per Victor, invece cosa fa? Lo prende per i capelli e poi attenzione lo scaraventa con un backbreaker sul ginocchio.
E SL qui deve chiedere un time out, perché un break, perché veramente è ridotto proprio a minimi termini. E infatti allora un altro spike di T, o Silver Spoon di T, la DT da cucchiaio d'argento da parte di un Victor che è veramente scatenato. Però SL qui subisce un'altra power slam, e qui però deve intervenire Adrian. Qui deve intervenire Adrian. 1, 2 e tu, e anche stavolta però Adrian riuscì a intervenire, anche se proprio all'ultimo. Attenzione SL, potrebbe approfittare, già, questi sono in tre. SL però già mi sembra distrutto, così come Nicholson. Deve intervenire Adrian qui, deve partecipare alla corsa Adrian. Victor! Lo ha steso, lo ha decimato qua. E qua arriverà la Vicchio. Vicchio in arrivo, dal nulla, from the scratch, così dicono gli americani, dal nulla. E va lo schieramento, va lo schieramento. 1, 2 e 3, clamoroso. E stavolta c'è, e stavolta Victor veramente ha decimato le truppe di Boy Orton. Beh, insomma, Boy Orton non si è fatto vedere questa sera, pensava di poter battere Victor Orton, ma Victor è veramente un Terminator, e con le immagini di un Victor Orton che va a WrestleMania, tutto gabbalizzato, è veramente tutto, amici, ci vediamo dunque al grande Eddie The Mole, WrestleMania 33, ciao!